Io non riesco a capire come si può da un lato essere al governo con Berlusconi e dall'altro avere paura di essere qui, in questa piazza. E questo governo o è capace di cambiare le politiche fatte dal governo Monti e fatte dal governo Berlusconi, o se no noi non solo oggi siamo in piazza, ma noi dovremo mettere in campo tutte le nostre iniziative per cambiare quelle politiche, per cambiare quelle pensioni, per cambiare la politica economica. A tutti voi, amici e compagni della Fiome, grazie di esistere. Fronte a questo sfascio sociale abbiamo coloro che l'hanno prodotto, che oggi siedono insieme a dirci che loro lo risolveranno. In questo momento si dice, in questo momento, che noi abbiamo bisogno di pacificazione. Pacificazione fatta da chi? Per quali obiettivi? Per tutelare quali interessi? Donne e uomini della FIOM, perché battendosi per i loro diritti in quel momento si battevano per i diritti di tutti.